Trumi da Pisa. Il mio intervento vuole stare nei 5 minuti. Non l'avevo già stabilito. Anche io concordo, anzi ringrazio per l'intervento precedente, perché sono d'accordo. Cioè, il seminario è interessantissimo, ma la sconfitta di informazione vista non sta anche a dirlo, adesso non sta, come ha detto anche l'introduzione stamattina, anzi il segretario nazionale, in un portato molto più lungo. Sarebbe errato dare la colpa al Pellegrino, anzi, il Movimento 5 Stelle ci concede uno spazio politico dove alcuni dei nostri stati possono anche recuperare, perché altrimenti forse non ci sarebbe più. Detto questo, credo che alcune analisi fatte stamattina siano corrette oggettivamente, nel senso che il merito, io ho detto la campagna elettorale per votare a niente, che dove sta il merito sicuramente a me, insieme a fare il professore, che è per il 25%. Eppure le firme erano molto note. Gli enunciati del referendum sull'acqua sono stati stilati da Lugarelli, ma Lugarelli non è il padre. Quindi il merito fa scarsa importanza. Però questo mi porta a riflettere su una cosa che da molto tempo che gira nell'aria, nel senso che la destra non ha mai abbandonato i suoi punti, anzi, ha creato dei negativi addossando le cose. Mentre noi abbiamo abbandonato l'aspetto che voi avete chiamato profeta, collettivo, la vision, la mission, chiamata la comunità. Abbiamo abbandonato completamente quello in favore di una sua analisi troppo profonda. Non dando proprio una visione soggettiva, ma io questo problema lo riscontro più in generale nell'azione politica. Spesso compagni e compagni si limitano a fare delle analisi utilizzando le categorie non più idonee, eliminandosi da un discorso tattico, non più strategico di lungo periodo, di lungo periodo, di tempo di anni, non prima. E questo purtroppo è ciò che manca anche alle formazioni. Ma manca anche la capacità reattiva, nel senso che noi abbiamo subito la caduta del muro di Berlino, abbiamo subito tanti aspetti mitologici negativi. Se io vi domando come mai caduto il muro di Berlino, probabilmente tutti sapete rispondere. E se vi domando come mai è stato costruito, forse c'è un attimo di silenzio, ma pensateci, io lo so come è stato costruito, non c'è per impedire di andare all'estero a altri. Quello era un valore purtroppo negativo non raggiunto, ma non è stato quello che sono principale. Come mai c'è stata la crisi di Cuba dei missili? Non è stata un'azione dell'Unione Sovietica, è stata in sintesi. Gli Stati Uniti hanno già schierato delle batterie di missili in Turchia orientale che arrivavano fino a Mosca. Però purtroppo sovietico non ha mai puntato sulla comunicazione sociale della Repubblica, non lo devo mai sapere. Ecco, questo a noi manca, dobbiamo recuperare questo aspetto in chiave non difensiva, ma in chiave di coerenza e di pulizia politica e di moralità politica, perché non è corretto che i nostri avversari all'estero utilizzino le ideologie e noi portiamo le porte come se non sapessimo noi chi è che ha inventato la parola e quella di ideologia. L'altra cosa che volevo dire è naturalmente che apprezzo anche tantissimo lo sforzo fatto dall'organizzazione. Studiare il fenomeno nuovo è sempre interessante, questa sera per la casa di Natale Magno, che non ho certo pensato di un fenomeno così interessante in quei periodi. E soprattutto la comunicazione diretta con le nostre idee è fattibile, è possibile. Vorrei soltanto ricordare che esiste già anche vicino a noi. Di Svizzera, poi sono così piccoli che per fortuna loro possono fare le riunioni annuali degli stati vicino a tutti insieme per la popolazione continua prima cosa. Ora noi a quello non ci possiamo arrivare, però ci possiamo sforzare di creare delle arene, e in questo può essere utile studiare il fenomeno bello, delle arene che coniughino la nostra visione prospettica, la nostra visione professionale e le necessità di un popolo che sta evolvendo. Un popolo che se non siamo in grado noi di orientarlo, e poi dare il senso negativo di informazione.